Perché te fai la doccia? Vabbè, sì, dai, partiamo con il video. Bella ragazzi, e bentornati qui sul mio canale con le... Tu mi passi di problematico al contrario. E quindi, signori, bentornati qui sul mio canale con le FAQ natalizie edizione straordinaria 2016. Pazzesco, una sola edizione all'anno. Perché di Natale ce n'è uno. Ho anche gli spettatori oggi, perché qui alla mia sinistra c'è Snoopy che mi guarda male, mi dice questo che cosa sta facendo. E io sto registrando in una posizione insolita della mia casa, perché sono in salone con dietro l'albero di Natale e tutti gli addobbi. Perché oggi, come avete detto dal titolo, siamo qui con le FAQ natalizie che vi porto praticamente da 3 anni a questa parte, ovvero da quando ho aperto il canale su YouTube. Ma con un'edizione molto speciale delle FAQ natalizie, perché oggi siamo con le FAQ bastarde di Natale. If I was a question, che dici, scusa? Ah, mo me lo devo mettere io quel coso. Adesso direi che il mio livello di eterosessualità si è abbassato vistosamente. Devo chiamare subito Sespo. Edo, adesso sono come te. Comunque, signori, io me lo levo sto coso, perché a parte gli scherzi, poi rischio di rovinarmi la reputazione. Voi comunque gli screen l'avete fatti tranquillamente. Se volete stoppate il video e tornate indietro. Quanti peli c'ho addosso, mannaggia Snoopy. E comunque, prima di iniziare a rispondere alle domande, dato che comunque si tratta di un FAQ, saluterò alcuni di voi. Oggi, stranamente, siete pochi rispetto al solito. Saluto Just Matt, Dre, Focci, Nicole Versolato, Viola Lucano e Benjamina 51. E a questo punto possiamo partire con le domande. Vamos! Partiamo subito con la domanda di Arianna che ci chiede: sei fidanzato? Se sì, da quanto tempo? Se no, da quanto tempo non lo sei? La tua ragazza ideale deve essere mora, bionda, rossa, stronza o dolce, testarda o no, alta o bassa, è la Madonna. Comunque, sei fidanzato? Nì, nel senso che quando tu mi hai fatto questa domanda la risposta era no. E adesso invece mi sto sentendo, cioè mi sto sentendo, mi sto frequentando con una ragazza, non siamo ancora fidanzati, però comunque, nì. La mia ragazza ideale non c'è, ragazzi, secondo me, perché la ragazza ideale, e adesso qui vi faccio la parte filosofica, non deve avere delle caratteristiche ben precise che stabiliamo noi. Può essere mora quando invece noi preferiamo le bionde, può essere rossa quando invece noi preferiamo le more, può essere stronza quando noi teoricamente le stronze ci stanno antipatiche, di conseguenza noi la vogliamo stronza e invece poi ci innamoriamo di una dolce. Insomma, non c'è una regola ben precisa. Sempre Arianna ci chiede: stalker il profilo delle ragazze che ti fanno domande? Ho dimenticato sto pezzo della domanda. Perfetto, ti seguo da un po' e sei molto bello. Grazie Arianna, ti ringrazio. Allora, dipende perché stalker addirittura no, dai. Però controllo sempre la situazione, per così dire. Luca003, FAQ bastardi, chi è, tranne Totti, ovviamente il tuo giocatore preferito della Roma? Ce ne sono due, intanto rimarrete sconvolti perché non dirò De Rossi. Uno è Nainggolan, che però ho preferito lasciarlo fuori da questa, cioè preferisco non dire lui in realtà, preferisco non dire lui perché un po' come molti giocatori anche stranieri c'è il rischio che poi vada via. Già c'è stato il rischio quest'estate e ci sarà nuovamente il rischio già a gennaio perché se ne parlava, ma sicuramente poi a giugno prossimo. Dico quindi Florenzi, perché Ale ho avuto anche il piacere di conoscerlo e c'è un valore affettivo con la città che veramente può diventare, grazie Snoopy che starnutisci in diretta, può diventare, stavo dicendo, un po' come quello che ha Totti. Matteo, immagino, ci chiede: FAQ bastarde, ti sta piacendo di più questa carriera o quella con la Roma? È un paragone che provo sempre a non farmi, perché se lo facessi, automaticamente, per come è fatto il genere umano, andrei a dire mi piace di più quella con la Roma. E quindi per farmi piacere questa, perché ovviamente è normale che io che vi porto questo contenuto e di conseguenza devo farvela piacere anche di più di quella con la Roma, sicuramente deve piacere a me in primis e mi deve coinvolgere, devo fare in modo di farvi arrivare tantissime emozioni, cose che fortunatamente sul mio canale non mancano mai, in positivo o in negativo. E quindi di conseguenza se cominciassi a farmi questo paragone come a tratti ho fatto, preferirei sicuramente quella con la Roma perché l'essere umano è fatto così, vuole sempre quello che non ha e di conseguenza non gli va mai bene niente. Dadovic03, ci hai mai provato con una youtuber? Se sì, quale? Mi puoi salutare? Mi chiamo Davide. Allora, io non mi sputtanerò mai in diretta, quindi vi dirò di no. Però, cioè, no, in realtà vi dico di sì perché sono onesto. Però, provato no, più che altro ho avuto interesse per una youtuber, di cui non vi dirò ovviamente il nome perché non si può fare. E poi penso che lei lo sappia anche, quindi non ci sono troppi problemi. Però, vabbè.
Sespo, che l'abbiamo sentito prima, ci chiede: è mai capitato che durante una festa natalizia incontri una tua cugina, zia Bona, e hai pensieri perversi su di lei? Edo, da te non me l'aspettavo questa, eh? Dai 12 anni, 11 anni sì, ma da te non me l'aspettavo. Ah, io ho una cugina che, ragazzi, con tutto il rispetto, ia molla, un salutone ad Alice, che ha anche partecipato al mio video quest'estate e si è dimostrata comunque una ragazza molto fine, ecco. Mi dimmi una cazzata. Giorgia ci chiede: hai mai cercato di convincere delle ragazze ad iscriversi al canale uscendo con loro? Mi saluti? No, non sono così diabolico ancora. Ho fatto il contrario, sono uscito dopo che si sono iscritte. Rami ci chiede: fuck bastarde, sei mai andato in bagno a scuola per masturbarti? Sei un grande, se vuoi salutami. Ciao Rami. In realtà all'interno di questa frase basta cambiare il verbo passivo, perché io non sono mai andato in bagno per masturbarmi, ma non è detto che non ci sia andato per farmi masturbare. Tu mi fai vedere le camere, per favore, fai abbastanza schifo. Ti sei appena leccato il pisello. What is this dirty moonshine of which you speak? Martina ci chiede: hai mai avuto un rapporto sessuale a tre? Purtroppo ancora no, ma ci stiamo lavorando. Comunque, dato che siamo in tema natalizio, voglio chiudere con una domanda un po' classica. E dato che anche quest'anno, come tu pensi tutti gli anni, riceverò qualche regalo come tutti voi, andiamo un attimo ad accentrarci un po' più nella situazione. Allora, Francesco ci chiede: hai mai ricevuto un regalo bruttissimo e hai fatto finta che ti piacesse? Bella Fede. Bella Fra. Allora, sì, ma penso come un po' tutti quanti. E ovviamente, come tutti, ho dovuto far finta di niente. E in queste situazioni la cosa che mi fa ridere è che tutti hanno la stessa reazione, che è questa. Ti piace del regalo? Sì, bella, ammazza. Grazie zia, gentilissima. Scusa una domanda, ma perché è tagliata a metà la tazza? Il fatto è che c'è sta crisi. Ah, giusto. No, ma figurati, è bellissima, anzi, era esattamente quella che volevo. Ecco, e con l'ultime 5 parole, ovvero con l'ultima frase, si raggiungono dei livelli di falsità incredibili, eh. She works Che dire, signori? La FAC è giunto al termine. Questo Natale no, ancora no, perché abbiamo ancora tutto domani. Infatti, anche domani uscirà un altro video molto speciale, di Natale, che vi invito a vedere, a seguire qui sul mio canale. Divertitevi, però, mi raccomando. Stasera, ovviamente, fate una bella cenetta con i parenti. Domani ammazzatevi dei pranzi da nonna. E a Capodanno fate quello che cazzo vi pare. Basta che il 31 vi guardate il mio video speciale 2016. Comunque, signori, anche per quest'anno le FAC natalizie sono andate. Le domande a cui non ho risposto, ovviamente, sono prenotate per il Natale prossimo. Ovviamente qui sotto nei commenti lasciatemi già una domanda per il prossimo FAQ bastardo, o comunque FAQ normale, fate voi. Lasciate un like a questo video se vi è piaciuto, se non lo siete già iscrivetevi al canale. Un bacione e bella regà, ciao a tutti. Jingle bell rock. Ehi tu, che cazzo guardi? Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Cazzo guardi? Ha girato? It's the jingle bell rock. Ciao Snoops, buon Natale.